Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. L'abbiamo capito quello che hanno fatto. Ma non siamo noi che abbiamo provocato l'incidente, sono loro che devono dire che cosa vogliono fare. Se escono dalla maggioranza è ovvio che c'è una crisi di governo, bisogna vedere se il presidente. E se dicono che non escono, non c'è la crisi di governo. La maggioranza che c'è, perché numericamente c'è la maggioranza. Quindi per se fortuna loro non escono e dicono ma noi non abbiamo votato questo provvedimento, si vede presenti Draghi. Noi abbiamo posto il problema prima che accadesse questo, la verifica. È ovvio che bisogna fare una verifica, se doversi sedersi attorno a un tavolo. Tutti i partiti che compongono la maggioranza e capire se si vuole andare avanti o meno, questo è il punto, perché non, ripeto, non dipende da noi, io non sono nella testa di Conte, né faccio la ruspice né il mago. Quindi per lei ci sono margini per ritrovare una. Ma dipende dal presidente del Consiglio Draghi. Per quanto riguarda Forza Italia non ci sono altri presidenti del Consiglio da sostenere prima della fine di questa legislatura. Quindi con Draghi, se no voto. Ma non ripeto, la responsabilità di andare a votare è solo del Movimento 5 Stelle, certamente non nostra, né di altri. L'analisi è questa: noi non votiamo altri se non Draghi, Presidente del Consiglio. Perché? Perché è quello che in questo momento sta garantendo prestigio e peso al nostro paese. Nel momento in cui si va a chiedere un tetto al prezzo del gas per cercare di frenare l'inflazione, si indebolisce colui che deve andare a trattare l'interesse dell'Italia per un capriccio. Dì, però che nessuno mette in discussione Draghi. Anche Mentana, esatto, non viene messo in discussione Draghi, ma come dice lei il termovalorizzatore, cioè nel senso adesso per voi come centrodestra e Forza Italia è un precedente, per cui cioè, liberi tutti, il prossimo provvedimento che a voi non piace, quando arriva in Mardone vi chiamate abbiamo, fuori. Non l'abbiamo mai fatto, il centrodestra di governo non si è mai chiamato fuori, abbiamo difeso alcune postazioni, penso abbiamo insistito e abbiamo ottenuto che non ci fossero nuove tasse sulla casa con la riforma del catasto, l'abbiamo fatto sempre facendo delle proposte, sempre sedendoci a un tavolo senza minacciare né crisi. Né attaccare il governo, abbiamo fatto difendendo le nostre posizioni politiche, ma sempre dicendo che questo non significava che doveva cadere il governo. Se abbiamo Draghi domani dice allora va bene, giusto, il reddito di cittadinanza l'avevamo riformato male, ritorniamo a quello vecchio, quello che a voi non piaceva evidentemente. Che succede? Il decreto aiuti modifica il reddito di cittadinanza. Ma nel senso che non piace 5 Stelle, non è che si può rifare un altro decreto aiuti. No, io sto facendo un esempio concreto su un passaggio che può essere che a voi non sia gradito, ok? Noi non è gradito, ma il problema non siamo noi, il problema è il Movimento 5 Stelle. Draghi deve risolvere il problema lui e parlare con il Presidente della Repubblica e sono loro che devono decidere cosa accadrà. Noi ci siamo, non abbiamo mai creato problemi al governo perché in questo momento, ripeto, Paolo, ma il centrodestra avrà una posizione unica serie, e dove sarà decisa? E noi siamo un partito fatto da persone serie. Comunque, ultima, esatto, terrete una posizione unica del centrodestra, dove lo decidete? Berlusconi ieri si è sentito con Salvini, ma mi pare che il centrodestra di governo ha una posizione unica, nessuno ha detto che vuole uscire dal governo, quindi però, ripeto, dipende. Romeo è dalla crisi aperta che insomma ci siamo quasi, nel senso ora il governo che è uscito, è una crisi politica, formalmente ancora non è aperta la crisi, ma una crisi politica c'è perché un partito della maggioranza si è sfilato, non ha votato non il decreto, non ha votato la fiducia al governo e questo è un fatto gravissimo. La ringrazio. A voi.